Per cui loro tra l'altro danno anche l'occasione di poter fare un secondo Grand Prix, perché si è ritirata la coppia giapponese all'NHK e dunque andranno a. Quest'anno anche è stata all'NHK veramente Coffee. Un disastro con le coppie, sì, infatti, tantissimi infortuni, tantissime coppie fuori dal Grand Prix e anche coppie di grande valore, insomma, per cui alla fine sono risultate anche molto squilibrate le composizioni delle varie gare, perché in alcune c'è una concorrenza fortissima e in altre invece il campo è ormai veramente molto ristretto. E andiamo a seguire allora Tiffany Weiss, Don Baldwin, la coppia statunitense sesta a Skate Canada. Niente da fare per il triplo toll. Molto meglio il triplo flip lanciato. Trotto a livello 4. Fatica sulla spirale, infine stava perdendo un po' di tensione. Beh, luci e ombre un po' in questo programma, soprattutto la cosa più grave è il primo tollup. Lui semplice, lei triplo ma con un bello step out evidente. Cosa colpisce poi in questa coppia? Che girano da due parti diverse, no? Sono una coppia a specchio, contrariamente alla maggioranza delle coppie che ruotano tutte in parallelo. Ecco, questa coppia ha questa particolarità di ruotare a specchio perché uno dei due è mancino e l'altro no. È una possibilità, facilita in certe scelte coreografiche forse, perché sono... d'effetto secondo te? No, è meno d'effetto secondo me, sì, è meno d'effetto alla fine. È un po' più difficile anche per l'occhio del giudice riuscire a vedere l'unisono della coppia, perché comunque sono due movimenti diversi, opposti, certo, per forza. Qui buon triplo flip lanciato, una tecnica un po' strana di partenza, di puntata con lei che incrocia così tanto sotto di lui, però alla fine è una buona riuscita del salto. Sollevamento, un giro, poi cambia posizione, qui c'è il giro su una mano e la posizione difficile e qui c'è la discesa difficile.
Intanto ci arrivano i primi commenti proprio dalla Russia, dalla manager che segue Nicole Della Monica e Matteo Guarise, che ci ricorda che questo per loro, per Nicole e Matteo, è il record personale, quindi c'è comunque soddisfazione, ma c'è stato un problema nella spirale con l'errore sul cambio della mano. Adesso tra poco avremo anche proprio i commenti da parte degli atleti. Intanto noi vi ringraziamo sempre quando ci date subito le vostre sensazioni dal posto, come hai fatto anche tu, ti abbiamo seguito via Skype durante gli impegni della tua coppia. Dunque 45 e 91, 22 e 96 il tecnico, 22 e 95 per quello che riguarda i components. Dunque sono per il loro punteggio la terza coppia che abbiamo visto finora sul ghiaccio. Allora ricordiamo che al comando troviamo proprio la coppia russa Anastasia Martiusheva, Alexei Rogonov con 50 e 90, e poi Nicole Della Monica e Matteo Guarise in seconda posizione, 50 e 25, la terza posizione per la coppia che abbiamo appena visto sul ghiaccio, la coppia statunitense Tiffany Weiss, Don Baldwin con 45 e 91.